Con il debutto di Call of Duty Modern Warfare nell'autunno del 2019, Activision non ha solo rilanciato una delle sue proprietà intellettuali più importanti, ma ha anche dato il via ad un nuovo corso per la serie. Da ormai quasi 3 anni la saga propone capitoli che in un modo o nell'altro si integrano perfettamente tra di loro. A fare da collante tra i vari episodi dello sparatutto è Call of Duty Warzone, il battle royale gratuito che di anno in anno continua ad aggiornarsi con i contenuti dei vari episodi della serie principale e che proprio in concomitanza del lancio della stagione 1 di Vanguard ha subito una grande rivoluzione. È da qui che nasce Call of Duty Warzone Pacific. Cerchiamo quindi di comprendere nel dettaglio in che modo Warzone e gli ultimi 3 Call of Duty si integrano nella progressione e nel gameplay. Prima di proseguire, la raccomandazione di sempre, iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Quando si parla della connessione che vi è tra i vari capitoli di Call of Duty successivi al reboot di Modern Warfare, non possiamo che tirare in ballo il pass stagionale. Uno dei pregi della serie consiste infatti nel garantire al giocatore la più totale libertà di decidere come scalare i 100 livelli che compongono ognuno dei pass. Che decidiate di imbracciare un'arma della Seconda Guerra Mondiale oppure di provare a sopravvivere alle orde di nazi zombie nella modalità cooperativa di Black Ops Cold War, tutta l'esperienza accumulata andrà a confluire nel Battle Pass, permettendo ai giocatori di sbloccarne le ricompense gratuite o premium in base alla versione del contenuto stagionale in loro possesso. Ciò dà modo agli utenti di non avere alcun tipo di vincolo e di giocare a qualsiasi episodio della serie in base ai gusti personali, così da raggiungere il livello massimo di un pass anche solo sperimentando zombies o le modalità di Warzone, che sono completamente gratuite. Se poi consideriamo il pieno supporto al crossplay, è evidente come non vi siano barriere nemmeno tra piattaforme. Potete terminare una partita Warzone su PC e poi continuare con qualche match su Vanguard in versione PlayStation 5 e fare in modo che i vostri oggetti, i loadout e il livello del pass siano esattamente gli stessi a prescindere dal sistema sul quale state giocando. Per quello che riguarda invece la compatibilità delle ricompense dei pass stagionali, queste sono utilizzabili senza limiti di alcun tipo all'interno di Warzone. Per quanto concerne il loro uso nei capitoli principali, le ricompense si sbloccano solo per l'ultimo episodio giunto sul mercato, con piccole eccezioni. In ogni caso, l'interfaccia di gioco è sempre molto chiara in tal senso, e attraverso un ottimo utilizzo dei loghi permette di intuire quali siano i prodotti con cui è compatibile uno specifico oggetto. Call of Duty Warzone Pacific è ormai reputabile come un enorme contenitore se si prende in considerazione l'arsenale. Questo risulta d'altronde incredibilmente vasto, specialmente tenendo conto che nel Battle Royale sono confluiti gli equipaggiamenti di Modern Warfare, Black Ops Cold War e Vanguard. Anno dopo anno, il ventaglio di bocche da fuoco è andato crescendo esponenzialmente e proprio come accaduto con i contenuti del pass, i vari team di sviluppo hanno trovato la giusta quadra, integrando tutto in maniera davvero coerente. Sebbene il titolo utilizzi ancora oggi le specialità, l'equipaggiamento tattico letale e le serie di uccisioni appartenenti a Modern Warfare, il resto dell'arsenale ha ormai accolto ogni singolo strumento di morte appartenente ai vari giochi. Che si tratti di loadout personalizzati o di armamentari recuperati da una cassa, ai giocatori di Warzone è concesso utilizzare qualsiasi arma presente in uno degli ultimi capitoli della serie. Come potete facilmente immaginare, una simile mole di strumenti in dotazione potrebbe spiazzare gli utenti meno attenti o i nuovi arrivati, senza contare che la nuova mappa di Call of Duty Warzone Pacific, ovvero l'isola Caldera, mal si adatterebbe alle armi più moderne dei titoli arrivati sugli scaffali prima di Vanguard. Pertanto gli sviluppatori hanno deciso di stravolgere le playlist del Battle Royale con una piccola novità. 2 delle modalità attualmente disponibili, ossia Vanguard Royale e Vanguard Ritorno Quartetti, sono entrambe ambientate nell'isola del Pacifico e includono solo ed esclusivamente le armi dell'ultimo capitolo della serie. Anche il roster di operatori è stato unificato in Call of Duty Warzone Pacific. Il free-to-play include ora ogni singolo personaggio arrivato nel gioco dal 2019 con tanto di skin aggiuntive che sono state pubblicate in pacchetti gratuiti, nei pass stagionali e nei bundle che arrivano periodicamente nel negozio, e che sempre più di frequente propongono crossover inaspettati come quelli con Die Hard, Rambo, Saw e Scream. A proposito di negozio e di microtransazioni, anche questo aspetto è stato curato da Activision per garantire una certa continuità ai giocatori. Se da una parte i contenuti di qualsiasi bundle saranno sempre compatibili con Warzone, la valuta premium che prende il nome di punti Call of Duty non è legata ad alcun gioco,
Che le abbiate acquistate ai tempi di Black Ops 4 nel 2018 o le abbiate guadagnate scalando i livelli del pass nel più recente Vanguard, le monetine non spese saranno ancora con voi, disponibili per l'acquisto di skin, progetti ed emblemi per la personalizzazione del profilo, anch'essi condivisi tra i vari episodi. Ora, come sempre, vi lasciamo la parola. Che ne pensate del modo in cui Call of Duty Warzone Pacific si integra con gli altri episodi della serie? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.